Siamo sull'altopiano di Case Ricchiuti, nel comune di Pizzoli, praticamente ai margini del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e qui vediamo le casette, il villaggio pastorale, agropastorale di Pizzoli, detto Case Ricchiuti. Stiamo procedendo su un tratto di sterrata innevata. Oggi abbiamo trovato molta neve sul percorso, da una certa quota in poi, e qui sulla nostra destra si sale per andare al Monte Marine. Qui siamo più o meno a 1350 metri di quota, Monte Marine è a 1491, e adesso comunque laggiù davanti a noi in fondo, sullo sfondo, si vede il Monte Il Pago, 1521 metri. E bisogna fare un po' di attenzione perché ci sono dei tratti ghiacciati, e oggi stiamo procedendo un po' così. E qua vedete ancora le casettine del villaggio Ricchiuti e tutto il panorama innevato. Buongiorno, ecco qua la nostra amica Giulia che è felice in mezzo alla neve come un folletto della montagna. Siamo sull'altopiano di Case Ricchiuti, praticamente nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Quassù c'è un po' di neve e stiamo camminando per tornare verso Pizzoli. Lo spettacolo dell'altopiano innevato è veramente bello. Laggiù vediamo il Monte Mozzano. E qua ci sono i miei amici che stanno procedendo sulla neve. Come vedete, proseguiamo lungo i margini del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Stiamo uscendo da questa zona del villaggio agropastorale di Case Ricchiuti, nel territorio comunale di Pizzoli, provincia dell'Aquila. C'è abbastanza neve, ma soprattutto c'è ghiaccio, se ne fare attenzione. Si procede lungo questo percorso. Adesso questo tratto è su una serrata innevata. Di fronte a noi, sullo sfondo, c'è Monte Il Pago, uno dei monti che sovrastano l'abitato di Pizzoli e Marrucci. Qua vedete le casette Ricchiuti, da qua partono diverse opportunità di sentiero. Adesso noi proseguiamo ancora un po' qui per poi scendere sulla via dei pastori. Procede sul sentiero del Mare Basso, su neve alta, si fatica un po'. Siamo nel comune dei Pizzoli, sempre sul sentiero del Mare Basso, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e stiamo andando verso la via dei pastori, l'antica via dei pastori. Procedere su questo terreno innevato richiede molta pazienza, specie senza ciaspole, ma piano piano scendiamo di quota e andrà meglio. Stiamo scendendo dal sentiero del Mare Basso, sempre tratto nel bosco, sempre abbastanza neve sul sentiero. Però veramente tutto molto bello. Eccoci arrivati al bivio con il sentiero, l'antica via dei pastori. Il sentiero è ancora innevato in questo punto, e adesso procediamo verso valle, verso Pizzoli. Stiamo scendendo ancora verso Pizzoli. Adesso qui il sentiero non è più innevato, siamo scesi di quota, siamo intorno ai 1200,
e siamo sull'antica via dei Pastori che ci riporta verso Pizzoli, sempre sulla montagna pizzolana, questo bel sentiero che è un'antica mulattiera e ci riporta a valle. Vediamo laggiù, inquadrato laggiù in fondo, c'è, diciamo così, lo sbocco di questo vallone che porta appunto verso Marruci, Pizzoli. I miei amici sono qua, eccoli là. Procediamo con calma, piano piano, anche se qui ormai la neve non c'è più e quindi si procede con più tranquillità. Casche? No! Proseguiamo sull'antica via dei Pastori verso Pizzoli. Continuiamo sempre su questa mulattiera verso Pizzoli. Eccoci sempre su questo tratto di sentiero a mezza costa dell'antica via dei Pastori che ci riporta verso Pizzoli. Sempre sull'antica via dei Pastori, tornando verso Pizzoli, dall'altro piano di Casa dei Chiudi. Siamo scesi molto di quota, qui ormai non c'è più traccia di neve e adesso facciamo questo sentiero, questa antica mulattiera che ci riporta verso il paese. Dopodiché prenderemo una nuova traccia appena ripulita che ci porterà verso la chiesa di Sant'Antonio più avanti. Ovviamente si prosegue sull'antica via dei Pastori. Sì, vediamo il monte Ocre e a seguire il monte Sirente sullo sfondo. Adesso passiamo per un tratto con qualche roccetta, ma niente di che, un passaggetto tranquillissimo, sempre sull'antica via dei Pastori e sempre in direzione di Pizzoli. Ecco qua Giulia che... Giulia che a cui piace, diciamo così, forse in un'altra vita era una capretta. Vabbè. Quando si va in escursione bisogna farlo con l'animo sereno, sempre giocoso, gioioso, sempre con attenzione, sempre con spirito di, diciamo, di attenzione, ma anche con spirito di avventura, ovviamente, un pochettino. Sì, questa antica via è veramente una bella via di discesa e di salita. Grazie agli operatori del CAI, ovviamente, Alta Valle Aterno, che l'hanno resa fruibile. C'è molto lavoro dietro la sentieristica. Da questo punto si apre un bellissimo panorama su tutta la vallata dell'Alta Aterno e sui monti del Sirente Velino, di Ocre, di Cava. E il sentiero prosegue verso valle, sempre per questi piccoli valloncelli. Sullo sfondo vediamo il Monte Calvo adesso con la sua e il Monte Rua. Direi un'ottima vista. So